buongiorno a tutti, grazie di essere qui stamattina per questo appuntamento importantissimo. Io vi ringrazio per questa levataccia quasi mattutina, ma abbiamo un impegno a seguire, perché voi sapete fra un paio di mesi si rinnova il Consiglio Comunale, avremo un nuovo sindaco e, come è giusto fare, comincia questo lungo confronto con la popolazione, per cui avremo quest'altro impegno. Questo ritardo che c'è stato è dipeso dal fatto che avremmo voluto il vostro presente tutti e 20 ragazzi, l'ultimo è in arrivo, abbiamo rispettato il processo di quarto d'ora accademico, adesso possiamo tranquillamente cominciare. Quindi si parlava di impegni, una settimana che ha visto la nostra comunità seriamente e lungamente impegnata per tante occasioni, per tante ricorrenze, per tanti appuntamenti. Abbiamo cominciato proprio poco più di una settimana fa in quest'aula consigliare con una lunga conferenza stampa che abbiamo tenuto per presentare quella che poi sarebbe stata la cerimonia del giorno dopo della posa della prima pietra. Quindi un appuntamento che sicuramente chi l'ha vissuto lo può così pensare e avere così davanti agli occhi in maniera molto più concreta, molto più corrispondente alla sua verità di quanto possano rappresentare le mie parole. Un fine settimana, quello appunto della scorsa settimana, che entrerà sicuramente nella storia del nostro paese. E dopo quella conferenza stampa, sempre in quest'aula, il pomeriggio, altro appuntamento bellissimo che mi piace ricordare proprio perché oggi siamo qui a premiare questi ragazzi esemplari, questi ragazzi bravi, ai quali auguriamo e siamo certi che avranno un grandissimo futuro, perché quell'appuntamento di sabato pomeriggio è stato proprio dedicato a tanti altri bravi ragazzi. Io non avrei mai potuto immaginare che quest'aula consiliare potesse trasformarsi anche per un solo attimo in un'aula di facoltà di architettura, perché il maestro Botta ha tenuto una lezione magistralis che ha veramente incantato. Qui c'erano quasi 200 ragazzi di architettura, giovanissimi, che era veramente uno spettacolo bello a vederli così giovani, così attenti. Una lezione che è durata forse 2 ore e mezza, nel corso della quale il maestro li ha veramente ammagliati, e vedere questi ragazzi attenti a seguire parola per parola quello che questo grande architetto diceva, e pensando, si vedeva chiaramente che cercavano di capire fino in fondo quello che il maestro stesse cercando di rappresentare loro, e si vedeva lo sforzo che questi ragazzi facevano per far diventare proprio quei concetti, pensando un giorno, e noi glielo auguriamo a tutti, di poterli mettere in pratica. Poi quello che è accaduto il giorno dopo lo sapete tutti, una giornata memorabile sulla quale non vorrei aggiungere altro se non il ricordo di quello spettacolo bello di un paese unito intorno a un evento atteso da tanto tempo e che nella coscienza di tutti, nel pensiero di tutti, si è certi che connoterà in maniera definitiva questo nostro centro per la qualità che darà al Paese l'opera che appunto domenica scorsa si è iniziata a realizzare. Poi ci siamo tuffati in una settimana di altrettanta grandissima importanza, la coccarda che io porto doverosamente per rispetto istituzionale a quello che è stato il clou del 17 marzo, questa ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, che questa comunità ha cercato di festeggiare, di celebrare nel modo migliore, organizzando innanzitutto da parte della scuola un appuntamento che per un gioco meteorologico, delle avversità meteorologiche, non si è potuta avere ancora la sua rappresentazione finale, che avremo domani, per cui questa mia informazione rappresenta anche un invito a chi potrà di seguire
lo sforzo che hanno fatto i ragazzi del nostro istituto comprensivo per celebrare al meglio questi 150 anni dell'Unità d'Italia. Ma allora abbiamo cercato di fare anche come comunità, organizzando sempre, nonostante il maltempo, una notte tricolore dove anche i ragazzi sono stati protagonisti, anche la scuola è stata protagonista con la sua banda che ha così dato il via a questa celebrazione di questa notte tricolore che non è un'usanza del nostro paese quello di stare la notte in piazza, però ci è sembrato doveroso farlo in una circostanza così importante. E siccome questa circostanza è molto importante, noi abbiamo cercato come comunità di rappresentarla nel modo migliore in quell'occasione e in tutte le altre alle quali siamo stati in qualche maniera chiamati e invitati, e vi posso assicurare che la nostra comunità ha risposto sicuramente sempre presente a tutti questi appuntamenti, a cominciare dal, credo fosse martedì 15, sì, martedì 15 nel pomeriggio c'era la banda dell'Arma dei Carabinieri alla Camera di Commercio e il nostro comune era presente. Il 17 a Piazza San Giustino per l'alza bandiera ufficiale, manifestazione fortemente voluta dal nostro prefetto, eravamo presenti, così come eravamo presenti a seguire al Marruccino, così come lo siamo stati ieri presenti in un consiglio provinciale ufficiale solenne che si è tenuta alla provincia di Chieti proprio per celebrare questo 150esimo compleanno della nostra Unità d'Italia, come saremo presenti domani a questa importante celebrazione che si farà ad opera del nostro istituto comprensivo. Celebrazione che, non faccio un'anticipazione particolare, l'ho ricordata anche nella notte tricolore, i ragazzi svolgeranno in maniera molto diversa da quello che ho visto fare in tante altre occasioni, lo faranno ripercorrendo i momenti più importanti di questi 150 anni attraverso le canzoni che hanno connotato i momenti più importanti di questi 150 anni. Non vi anticipo nulla, non vi voglio fare la scaletta di quelli che saranno i pezzi che andranno in onda domani, però mi piace ricordare l'ultimo, Siamo ragazzi fortunati, quindi questa cosa la dico rivolgendomi a voi, ragazzi esemplari che siete qui intorno a questo tavolo dove solitamente si riunisce il Consiglio Comunale, proprio perché, voglio dire, la riflessione dei vostri colleghi ha spinto a concludere proprio questo ripercorrere i 150 anni con questa canzone Siamo ragazzi fortunati, perché il messaggio che si vuol dare è proprio per quello di dire che questa generazione, la vostra generazione, è in qualche maniera fortunata perché ha ereditato dallo sforzo dei nostri padri uno Stato unito, libero e democratico, per cui è anche una constatazione che ha il sapore di essere un invito a fare tutto quanto necessario perché questo possa conservarsi e, se possibile, migliorare. E allora, parlando di ragazzi fortunati, mi sembra anche doveroso, non si è fatto molto nella nostra Italia nell'andare a rivedere molti così pezzi giornalistici, eccetera. Noi viviamo un momento in cui altri ragazzi sono stati meno fortunati di voi e di noi in generale. Mi riferisco alla disgrazia che ha colpito il Giappone. E per questo, se voi siete d'accordo, potremmo alzarci tutti quanti in piedi per così celebrare un minuto di raccoglimento.
adesso tornando a noi, però rimanendo sul tema della fortuna, noi se siamo qui intorno a questo tavolo lo facciamo perché l'amministrazione da sempre ha voluto mettere in rilievo e dare importanza ai ragazzi bravi, esemplari, che sanno fare il loro dovere, che quindi rappresentano in qualche maniera una certezza, una speranza per tutta la comunità, perché a loro sarà affidato il destino del nostro paese. E quindi sapete che stiamo facendo un qualcosa che è espressione di una volontà, non di un obbligo di legge. E perché? Perché l'amministrazione vuol testimoniare l'attenzione che meritano i ragazzi che sanno fare il loro dovere, come incentivo a tutti quanti a cercare di imitarvi, ad essere corretti, eccetera. Però noi questa celebrazione non la potremo fare se non attraverso l'espressione di una volontà, e non la potremmo mettere in pratica se non avessimo a disposizione un'altra fortuna della quale voi in qualche maniera avete potuto godere, ed è quella di avere una scuola qui a San Giovanni Teatino, l'Istituto Comprensivo di San Giovanni Teatino, che è un'altra fortuna che si abbina a quelle che abbiamo detto fino a poco fa, ovvero una scuola che io posso definire forse la migliore che abbiamo nella nostra regione, una scuola che dovrebbe avere più problemi delle altre scuole, perché come spesso amiamo ricordare è una scuola che ha un tale numero di ragazzi che impegna così tanto, forse tanto più che condurre un'azienda con diverse decine e decine di dipendenti e con diversi rami di attività, una scuola complessa, e nonostante la sua complessità questa scuola rappresenta un punto di riferimento assoluto, una qualità del nostro paese. Io spesso sento dire da persone che vivono il nostro paese, ma che vivono anche l'Interland di San Giovanni Teatino, dire che così come magari qualcuno cerca di venire nei nostri asili, cerca di godere dei nostri servizi perché li ritiene evidentemente a un buon livello, sento tante altre famiglie che cercano in tutti i modi di venire nel nostro istituto comprensivo. Questo è un riconoscimento che quindi non è frutto di una espressione diplomatica, lo deve dire il sindaco, perché è il sindaco del paese, quindi deve elogiare a tutti i costi la propria scuola. Lo dice la gente, e credo che sia il commento, il giudizio, l'apprezzamento più importante, e quindi mi piace ricordarli in questo momento, perché voi siete usciti da questa scuola e quindi tutto quello che farete lo farete, oltre alla vostra bravura, alla vostra serietà, anche grazie al fatto che avete potuto godere di una scuola veramente perfetta in ogni suo aspetto, dal punto di vista della competenza professionale, ma da quello che ho potuto constatare io in un rapporto che si può dire pressoché quotidiano, dalla professionalità, l'attenzione, l'impegno e l'amore che i dirigenti e tutto il corpo insegnante e anche quello non insegnante ci mette tutti i giorni per servire questa comunità al meglio. E credo che non ci sia occasione migliore per interrompere momentaneamente il mio parlare e dare la parola a chi di questa scuola è il primo responsabile, a chi noi riteniamo essere uno dei protagonisti di un così grande successo, il nostro dirigente, il professor Alfredo Schiazza. Allora, grazie a tutti, grazie al sindaco per le parole che ha voluto spendere per l'Istituto Comprensivo. E in un momento come questo di particolare difficoltà che le scuole in Italia stanno affrontando e che richiedono sempre un maggiore impegno, che qualcuno apprezzi quelle scuole nelle quali si riesce a lavorare grazie all'impegno, alla dedizione, la passione e, io aggiungo, la competenza di tutti quelli che lavorano all'interno della scuola. Bene, in questo momento è particolarmente gradito l'apprezzamento dell'amministrazione, del sindaco in particolare, e io spero anche
dei cittadini. Posso aggiungere che per il prossimo anno scolastico questo istituto crescerà ancora. Avremo più classi di scuola dell'infanzia, avremo più classi di scuola primaria, avremo più classi anche di scuola media. E questo, se può essere un segnale, io credo che sia proprio un segnale di credito che va conquistando questo istituto. Rinnovo un particolare ringraziamento a tutto il personale della scuola, perché è proprio grazie al loro impegno che si riesce ad ottenere certi risultati. Un ringraziamento particolare a questi ragazzi. Questi sono, se mi permettete, sono, come posso dire, rappresentano il meglio, non soltanto dal punto di vista dei risultati che hanno ottenuto, ma rappresentano il meglio perché sono bravi ragazzi. E sono bravi ragazzi perché hanno anche delle famiglie che stanno dietro di loro, che li seguono, che si preoccupano, che li sostengono e che mantengono con la scuola un rapporto che consente di ottenere sempre risultati più importanti. Guardate, la scuola, prima il sindaco diceva che in questa settimana abbiamo celebrato il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Ecco, io posso, dal mio punto di vista, affermare che se c'è qualche cosa che unisce l'Italia, che la rende unita e soprattutto le conferisce una forma di condivisione, è proprio la scuola. La scuola è un simbolo che rappresenta la cultura, un popolo si identifica dalla sua cultura, non dal fatto che geograficamente si sta più o meno tutti in uno stesso territorio. Io credo che sia proprio questo il problema fondamentale, mantenere l'identità culturale del nostro paese, e questo si può ottenere proprio con l'azione della scuola, intesa in senso generale e in senso particolare. E qui a San Giovanni Teatino questa attenzione è sempre presente. I ragazzi che qui sono riuniti per ricevere un premio riceveranno un premio che è la testimonianza del loro impegno, della loro responsabilità. E io voglio considerare questo impegno come un punto d'arrivo fino a un certo punto. Io spero che per loro sia invece un trampolino di lancio per il futuro. Ormai stanno frequentando la scuola superiore. Io sono sicuro che l'investimento che ha fatto la scuola su di loro continuerà nel corso degli anni futuri per raggiungere risultati sempre migliori. Questi saranno i, probabilmente fra di loro ci saranno quelli che occuperanno in questo paese posti importanti, ma io credo che qualcuno di questi ragazzi possa anche ottenere risultati ancora maggiori, e non soltanto a livello locale. Bene, con questo non mi dilungo, io vorrei fare un applauso a questi ragazzi e alle loro famiglie, perché questi risultati si ottengono. Questi risultati si ottengono perché indubbiamente loro hanno meriti propri, ma anche perché trovano condizioni che consentono di far valere questi meriti. Grazie. Grazie Preside, lei ha già iniziato quelli che sono
i ringraziamenti, io vorrei ripartire appunto dai ringraziamenti che lei ha cominciato a fare. Se tutti mi permettono, i presenti mi permettono, vorrei ringraziare innanzitutto i colleghi d'amministrazione, ma soprattutto lo staff qui del Comune che rende possibile il raggiungimento di questi obiettivi e la celebrazione di momenti importanti come questi, perché loro lavorano, voglio dire, dietro le quinte, e tante cose che funzionano nel nostro comune non sono merito dell'amministrazione, ma sono merito di uno staff che lavora ininterrottamente qui al comune per consentire la crescita della nostra comunità. E mi piace ricordare, fra le tante persone, non perché i meriti li debba prendere solamente lui, ma un ragazzo che è ancora giovanissimo, che quindi ha pochi anni più di voi. Salutiamo il Presidente del Consiglio Serraiocco che entra, inviterei a venire qui insieme a noi, Presidente. E mi riferisco a Gilberto. Gilberto lo vedete sempre smanettare con queste diavolerie moderne. Voi dovete sapere che grazie a Gilberto si è creata una comunicazione fra il palazzo e la comunità che fino a ieri non era possibile. E come ha voluto rilevare fino a qualche settimana fa, lo trovate ancora estratto e presente sul nostro sito, lo ha fatto prima da noi, tutto a costo zero, con solo 100 euro di pagamento del dominio che non si può proprio evitare. Grazie a Gilberto noi riusciamo a comunicare con tutti voi in maniera diretta. Ragazzi, in questo momento quello che stiamo vivendo qui sta entrando nelle vostre case, per cui chi non ha potuto partecipare a questa cerimonia si collega al computer in questo momento, sta vedendo quello che accade in questo momento nel palazzo, quello che è accaduto la notte tricolore, quello che è accaduto domenica, quello che è accaduto il giorno precedente, che prima ho voluto ricordare. E per chi al momento non ha potuto seguire queste cose, lo può rivedere in qualsiasi momento, perché il nostro sito è diventato una sorta di archivio a disposizione di tutti, e che devo dire è anche una forma molto importante per tenere uniti quelle persone che per motivi di lavoro, per esempio, non possono più vivere giornalmente, quotidianamente la nostra realtà. Noi riceviamo, Gilberto in particolare riceve comunicazioni da ragazzi, persone che non sono più ragazzi, che vivono all'estero e che grazie a questo strumento, a questo servizio, si sente ancora parte importante, parte viva di San Giovanni Terrino. Quindi grazie a Gilberto, grazie a tutti i collaboratori qui del Comune. Il Preside vi ha già ringraziato, lo faccio anche io, perché voi siete una testimonianza di come vorremmo che dovrebbero essere un po' tutti quanti i ragazzi della nostra comunità. Mi piace ricordare un altro episodio, ve lo do come anticipazione, ma probabilmente lo leggerete nel numero di SGT Info che sta per uscire. Io giorni fa, da altri giovani come voi, ho ricevuto una lettera che era fra la protesta e la proposizione, di due ragazzi di un'educazione unica che hanno così criticato un aspetto dell'organizzazione della nostra comunità, ragazzi che amano lo skate, che amano andare con questo strumento che è un'altra espressione di diavolerie che per noi di una certa età non è neanche pensabile immaginare, si lamentavano del fatto che dovunque vanno a esibirsi, a dare sfogo alla loro passione, si prendono i rimbrotti di persone più anziane che non vogliono sentire quei rumori, che non vogliono vedere quelle esibizioni, e con molta educazione mi hanno rappresentato questa loro difficoltà, e proprio per il modo, per il contenuto, perché è giusto che così si svolga, voglio dire, l'amministrazione di un paese. Noi abbiamo incontrato questi ragazzi, ci hanno fatto la loro proposta, ci hanno dato anche dei consigli sotto questo aspetto, e noi, grazie a questi ragazzi giovanissimi come voi, abbiamo integrato il nostro programma amministrativo, e proprio vicino alla scuola, in quello spazio verde che sta a seguire di quel parcheggio di Piazza dei Popoli, quindi fra la Tiburtina e la ferrovia, subito dopo il parcheggio, andremo a realizzare uno skate park proprio per questi ragazzi, proprio perché, voglio dire, il modo estremamente corretto e propositivo è stato per noi
una gioia nel vedere proprio i ragazzi, mi hanno scritto, e noi non siamo quei ragazzi che vogliono distruggere il paese, noi siamo ragazzi seri che vogliono vivere, che però hanno questa passione, quindi un modo estremamente corretto, e io approfitto di questo per ringraziarli, perché sono una testimonianza di come i ragazzi dovrebbero essere, di come il paese deve in qualche maniera interagire perché tutti possano sentirsi partecipi dell'azione amministrativa. Ultimo ringraziamento, altrimenti ci dilunghiamo troppo, è quello che i genitori li lasciamo per ultimi, non perché meritano l'ultimo posto della classifica, è evidente che questi ragazzi, se sono come sono, noi facciamo la nostra parte istituzionale, ma il 99% del lavoro lo fate voi, ed evidentemente voi lo fate in una maniera così egregia che i risultati sono quelli che vediamo intorno a questo tavolo, e io a nome di tutta la comunità vi ringrazio, esprimendo il più grande apprezzamento per come sapete essere genitori in un momento così difficile. Grazie a nome di tutta la comunità. Adesso non so come facciamo a fare la pesca di beneficenza qua in mezzo, perché mi hanno dato un elenco, però non credo che siano. Facciamo così, li prendiamo uno, li prendiamo uno alla volta, magari spuntiamo. Allora cominciamo con Gaspari Benedetta. Gaspari Benedetta, il Presidente del Consiglio a fare la premiazione. Grazie. Inviterei anche i colleghi d'amministrazione, se si avvicinano, così procediamo un po' tutti a premiare questi ragazzi, perché credo che sia piacere per tutti poter partecipare a questa premiazione. Bene, allora, forse l'ultimo arrivato lo premiamo quasi per primo, Chiamaroli Filippo, eccolo qui, ci ha fatto aspettare qualche minuto, perché è importante che tu sia arrivato. Il preside ti consegna il premio, ecco a te, bravo. Ricca Claudia, Ricca Claudia, ecco alla sua destra, facciamo premiare il nostro vice sindaco Ezio Chiacchiaretta. Scoglio Alessia, Scoglio Alessia, inviterei l'assessore alla pubblica istruzione, che voglio così formalmente e fraternamente ringraziare, perché da quando ha interpretato questo ruolo, che nel passato non avevi mai svolto, devo dire che il rapporto già squisito con la dirigenza scolastica, tutto il mondo della scuola, sicuramente ha fatto un passo decisamente avanti. Grazie Roberta, te l'onore di premiare Alessia. Abbiamo il nostro Gilberto che sta cercando di immortalare tutti i momenti. Rullo Nicla. Io questa premiazione. Anche perché l'altezza. Non volevo mettermi in difficoltà. Papa Riccardo. Papa Riccardo, sono qui. Enzo Ferrante, a te l'onore. Mincone Jasmine, brava Jasmine. Margulli Francesca, la
assessore Martelli. Iannascoli Vera, ma io vorrei invitare anche, abbiamo qui degli insegnanti, la Paglione, Franchetta, prego, ecco. E allora, nell'ordine, Iannascoli Vera, Giacomo, ecco, viene. Farina Jacopo. Ferrandino Roberto. L'espressione dell'insegnante, la gioia di dare proprio questi premi, ma ho visto presente anche il professor Chiacchiaretta, se viene qui per premia anche il professor Chiacchiaretta, sempre in servizio. Di Nardo Di Maio Luca. Ciafarone Simone, eccolo qua. Cellucci Rosmari. E adesso cominciamo, i ragazzi sono tutti bravi, ma è il mondo della scuola che poi fa in qualche maniera delle differenziazioni in termini di meriti, di graduatorie, eccetera. Premiamo questi ragazzi che hanno così terminato questa parte di studi con il punteggio di 10 e vorrei fra i due che hanno preso appunto 10 chiamare Diodato Maria Fiammella. Altro 10, bravi fra i bravi, Crisante Diletta. Siccome continuiamo a crescere, adesso aggiungiamo al 10 qualche altra cosa, ci aggiungiamo la lode e vorrei chiamare fra i tre che hanno conseguito questo massimo risultato Alessandro Chiacchiaretta. Vice sindaco che forse in qualche maniera c'entra qualcosa in questo merito. E ancora Pesolillo Giulio.
maniera, voglio dire, molto spontanea, ma devo notare, fosse stato un applausometro qui, credo che per Pesolillo ci sia stata quasi una sorta di standing ovation. Evidentemente il ragazzo se lo merita, bravo, bravo. Sì. E ultimo, il terzo con il punteggio di 10 e lode, di Nicola Antonio. Quest'anno abbiamo avuto una bella spizza di ottimi ragazzi, lei l'ha detto prima, molti di loro si troveranno a ricoprire posti importanti, io mi auguro che diversi fra loro, proprio per la loro serietà, possano occuparsi un domani delle sorti del nostro paese, fare quella politica con la P maiuscola che deve essere un orgoglio, un onore, una missione da sentire dentro e non, come purtroppo capita di questi giorni, essere un'occasione per chi poco ha da dire nella vita e magari trova il modo per darsi un'arte e farsi anche una parte. Speriamo che questo non accada e che voi possiate rappresentarci al meglio, siete il nostro futuro, grazie alle vostre famiglie, grazie a tutti. Foto ricordo il 2011.